Nel caratteristico borgo di Montepagano a Roseto degli Abruzzi prenderanno il via subito dopo Pasqua i lavori di recupero dell'antica torre campanaria risalente al 1400, torre che ricordiamo era stata lesionata in un primo momento nel 2009 per il terremoto dell'Aquila e successivamente dalle scosse del 2016 e 2017. Questa è un'opera che affonda le radici nel passato con i lavori sicuramente di altre amministrazioni. Il merito di questa amministrazione è di aver saputo collaborare in maniera attiva negli scorsi mesi con la sovrintendente architetto Cristina Collettini, che è già per la seconda volta in presenza a Roseto, non so quante volte sovrintendenti hanno visitato così presto la nostra città, apprezzandone, lo devo dire, la sua bellezza in tutte le sue sfaccettature. E oggi questo simbolo, la storia della nostra città, che prevederà un maquillage ma anche una ristrutturazione a livello di sicurezza e di abbellimento, si tornerà a poter sentire anche il rintocco delle campane che tanto manca a questa, diciamo, nostra cittadina, alla città, al borgo di Montepagano. Insomma, è una partita in cui tutti hanno vinto, la popolazione vince, l'amministrazione vince, la storia vince e quindi Montepagano vince. Gli interventi per un costo totale di oltre 520.000 euro riguarderanno la verifica del rischio sismico, la riduzione della vulnerabilità e il restauro del campanile di Sisto V, alto 40 metri, che si erge a ridosso della piazza centrale e con la particolarità di essere stato costruito distante dalla chiesa presente nel borgo. L'obiettivo finale è quello di fare in modo che il campanile, oltre a stare in piedi, possa anche essere visitabile, certamente attraverso delle visite guidate, questo magari è un input di valorizzazione che lanceremo al Comune. Possiamo dire l'obiettivo è anche quello di tornare a sentire le campane? L'obiettivo può sicuramente essere quello di tornare a sentire le campane, perché il campanile ha un ruolo fondamentale. Oggi noi lo vediamo all'interno di una città, ma immaginiamo che quando, il periodo storico in cui questi campanili avevano la pernialità, il ruolo fondamentale di richiamare attraverso le campane la popolazione, la comunità. Allora oggi che abbiamo maggior contezza anche del rischio sismico delle nostre zone, non possiamo forse permetterci lo scampanio, ma questo non significa che dobbiamo rinunciare a quel suono di campane che si può ottenere con il semplice tocco. Non vedremo oscillare le campane, ma le risentiremo suonare.